33esimo e 34esimo giorno. Allora, la giornata di ieri è stata praticamente di viaggio, nel senso che mi sono svegliato tardi ad Alat, finalmente, ho fatto colazione, sono andato a farmi un altro giro in centro città e poi sono tornato indietro all'ostello che il pullman partiva a mezzogiorno e mezza in direzione Muine Fantiet, dove sono attualmente. Sono arrivato verso le 6 del pomeriggio, ho fatto in tempo a vedere il tramonto sul mare. Dopo sono arrivato qua in ostello, ho posato tutta la roba, sono andato fuori a mangiare e sono tornato presto, anche perché la mattina dopo, cioè oggi, avevo la sveglia alle 4. Zanzara, ti vedo. Dove sei? Ti vedo. Vieni qui. Allora, sono le 10 e mezza del mattino del 34esimo giorno e diciamo che la mia giornata potrebbe anche finire qua. Anche perché è iniziata stamattina alle 4 con la sveglia. Alle 4 e mezza è passata la Jeep a prenderci, che dovevamo andare a fare il tour delle dune rosse, dune bianche, il mercato dei pescatori e le ferry stream, che sono tra l'altro qua di fianco. Diciamo tutto bello, però molto turistico. Si vede che alcune cose sono molto forzate, hai poco tempo, ma in realtà ti basta e avanza, anzi, ne hai anche troppo. Ed ora me li trovo di nuovo qua in ostello. Fuori fa caldissimo, quindi penso che resterò qua dentro nella stanza con l'aria condizionata per le prossime 3-4 ore. Penso mi farò una pennichella. Dopo andrò al mare a fare un bagno. Dopodiché tornerò, preparerò tutto e che domani si riparte in direzione Ho Chi Minh. Quindi direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo domani.